Si tratta di una 2 giorni su Materials and Technologies for Industrial Innovation nell'ambito dell'accordo di cooperazione fra Italia ed Israele. Ed è significativo che per questo incontro sia stata scelta Catania, non a caso, perché a Catania c'è veramente una forte unione di industria, accademia, enti di ricerca proprio sulla scienza dei materiali e la nostra università è all'avanguardia. La Scuola Superiore di Catania non è stata scelta a caso, è una grande, viva realtà che abbiamo qui in Italia, che abbiamo nel Mediterraneo, è una realtà pulsante. Noi abbiamo come Farnesina, quindi come Repubblica Italiana, un accordo con Israele che ci consente di poter organizzare dei workshop, dei seminari in Italia e in Israele. Abbiamo coniugato il tutto e scelto questa località per avere oggi 2 giorni di incontri che sono incontri accademici, ma sono anche incontri di conoscenza del settore industriale della Valle Catanese. Sono realtà importanti al quale noi ci aspettiamo che seguano anche degli sviluppi interessanti e importanti. A fine degli interventi ci saranno 2 tavole rotonde, una dedicata in particolare a limiti e opportunità della collaborazione Italia-Israele, perché avremo 11 speaker israeliani, 11 speaker italiani, tra i quali c'è già un po' di collaborazione, altra collaborazione scientifica e cooperazione tecnologica sarà fatta nel futuro, e la seconda round table invece domani sarà su opportunità e limiti della interazione tra accademia, enti di ricerca e industria, proprio per cercare di capire quali possono essere i problemi del trasferimento tecnologico, come un'idea che nasce in laboratorio può arrivare sul mercato attraverso il supporto del governo, dell'università, degli enti di ricerca e anche ovviamente delle industrie che possono su questo fare mercato. It's really a great pleasure and honor to be here among so many brilliant brains in Catania. In the past couple of weeks we had several other events that demonstrates how deep the academic cooperation and scientific cooperation between our two countries. Since the 80s, when Israel decided it's about time to leave our developing economy structure behind and to move to the future, Israel is putting a lot of efforts to promote our R&D. When it comes to our relationship, Italy and Israel creates vast number of cooperation. Within the European framework, Italy is the 3rd country in sense of the number of joint research activity that we are conducting. Today, more than 1,500 agreement connects Italian and Israeli universities. PhD and master students are going in between. One of the biggest challenges that we have today is to do more double degree programs between our universities. This will enable master and PhD students to commute between Israel and Italy in a free way. That will enable, of course, to take these leaders of the future to become familiar with the local system. Oggi a Catania avremo una decina di israeliani tra industriali, anche CEO di aziende, responsabili della innovation in Israele e scienziati del Technion, del Weizmann, dei migliori istituti israeliani, per cercare di parlare insieme e continuare, proseguire e rafforzare la collaborazione su scienza e tecnologia nei nostri paesi.